Va bene, e la caratteristica principale del diodo è quella di far passare la corrente solo in una direzione e non nell'altra, no? Ed è quello che si usa. Quindi il diodo ha una caratteristica di questo tipo. Questa è la corrente, questa è la tensione. Qui pratica, vabbè, forse può essere più pratico usare un rosso forte. Ok? E c'è un. Vedete, in una direzione corrente non passa, in un'altra direzione praticamente passa tutta la corrente che voglio. Di solito si racconta un diodo anche in modo un pochino idealizzato e si usa una descrizione molto più semplice di questa qua e si dice, beh, il diodo ha una caratteristica fatta così. Quando la tensione è negativa non passa corrente in nessun modo. Quando la tensione è positiva, basta che sia appena maggiore di 0, passa qualunque corrente. Quindi è una squadra qui sugli assi. Questa è una descrizione molto molto idealizzata, è quella che noi chiamiamo caratteristica ideale del diodo. Quindi le due condizioni sono se V minore di 0, I uguale a 0, e questo è il diodo off, è un interruttore spento, no? Quindi è il diodo in interdizione, si dice anche, quindi completamente spento. Oppure c'è l'altro ramo che è se V uguale a 0, I qualunque, no? Se I maggiore di 0. Questa è la condizione diodo on, l'altro pezzo della rete. E questa caratteristica si usa per raddrizzare un segnale. Quindi si usa per raddrizzare segnale. Che cosa vuol dire raddrizzare un segnale? Raddrizzare un segnale vuol dire far apparire una corrente, una componente continua non nulla a un segnale che in partenza ha una componente continua nulla. Ok? Quindi prendere un segnale, trattarlo in modo da far apparire una componente continua non nulla. Ok? Raddrizzare vuol dire far apparire una componente continua o nulla. Come si fa a far apparire una componente continua non nulla? Si sfrutta il fatto appunto che il diodo non è lineare. No, non ha una IV lineare, fa passare corrente solo in un verso, non nell'altro, per esempio, a prescindere dal valore del segno della tensione. E d'altra parte è necessario, perché voi sapete, se prendete un sistema lineare e ci mettete in ingresso un segnale che ha una componente continua nulla, anche in uscita la componente continua sarà nulla, no? Quindi non si riesce a modificare questo aspetto. E per modificare questo aspetto ci vuole un sistema non lineare e appunto il diodo quindi ha una caratteristica non lineare ed è adatto per quello. In generale, tutte le volte se vuole raddrizzare un segnale bisogna adoperare un dispositivo, un circuito non lineare. Allora, per comodità, vediamo un esempio ragionando con la caratteristica ideale del diodo, perché è un po' più semplice da trattare, almeno la prima volta vediamo. Prendiamo un circuito banalissimo, un generatore sinusoidale, un diodo e una resistenza. Quindi diciamo che Vs è la tensione sinusoidale capite il generatore. Quindi questo Vs di t è fatta così. Questa è la V ai capi del diodo e la corrente è la stessa attraverso tutti i componenti. E
ed è una R. La tensione capi della resistenza, il nostro carico, diciamo, è la tensione V. Il circuito super super semplice, posso scrivere l'equazione alla maglia e vedete viene VVS uguale a V più R per I. Allora, com'è che risolvo questo circuito? Voi avete visto finora l'elettrotecnica come si risolve un circuito lineare, no? Si scrive l'equazione alle maglie e basta. Ora, in questo caso il circuito non è lineare perché Dio dà una caratteristica non lineare, non si può direttamente scrivere un sistema lineare. Bisogna riflettere un attimo. E in realtà che cosa si può fare? Bisogna tenere presente questa cosa, che noi abbiamo, per esempio, in questo caso, due incognite, che sono la tensione e la corrente, la tensione ai capi del diodo e la corrente nella maglia, che è anche la corrente nel diodo, supponendo che il generatore lo scegliamo noi e la resistenza la scegliamo noi, quindi li conosciamo, va bene? Quindi questa ci dà un'equazione che lega V ed I. E poi a questa possiamo aggiungere una equazione che lega V e D, che è la caratteristica del diodo. Quindi abbiamo in pratica un'equazione esterna al dispositivo e poi un'equazione interna al dispositivo, che è una proprietà esclusiva del dispositivo, no? È la caratteristica del dispositivo. Allora, per vederla un pochino meglio conviene vedere la cosa graficamente, perché la caratteristica l'ho disegnata graficamente. Allora, io disegno prima la caratteristica del diodo, che è questa qua. Va bene? Quindi io posso fare graficamente il sistema tra queste due espressioni, graficamente è un sistema grafico dove vedete l'intersezione tra due curve, no? Quindi questa qua è la caratteristica del diodo e poi c'è questa equazione esterna, che è una retta, va bene? Questa equazione disegniamola, vedete, quando I è uguale a 0, ho Vs uguale a V, quindi questa retta passa da Vs. Quando I è uguale a, quando V è uguale a 0, ho I uguale a Vs su R, quindi passa anche da Vs su R. Quindi è una retta fatta così. L'intersezione tra i due punti mi dà la soluzione del sistema e quindi il valore di I e di V. Ok? Quindi questa è la soluzione grafica. Guardando, diamo un pochino di nomi. Questa è la caratteristica del dispositivo. Questa si chiama anche retta di carico. Che cos'è la retta di carico? È la relazione tra corrente e tensione del diodo dovuta non al dispositivo ma al circuito esterno, perché vedete infatti dipende soltanto dal circuito esterno, non dal diodo. Quindi io graficamente là cosa devo mettere insieme? Devo mettere insieme un'espressione che dipende soltanto dal circuito esterno, un'espressione che dipende soltanto da come è fatto il dispositivo dentro. E poi dalle due, graficamente facendo l'intersezione delle due, trovo la soluzione. Badate bene, non è un sistema lineare, quindi non ho nessuna garanzia di unicità e di esistenza della soluzione dal punto di vista matematico. Quella cosa è garantita entro certe condizioni per i sistemi lineari, per i sistemi non lineari non è garantita. È chiaro che dal punto di vista fisico io mi aspetto, cioè, diciamo, sono su questo pianeta, ma aspetto che l'esistenza della soluzione ci sia. Okay? Perché se io prendo, monto un circuito, metto un diodo, metto una resistenza,
metto un generatore, insomma, alla fine una tensione, una corrente ci sarà nel diodo. Ok? Quindi matematicamente non ho nessuna garanzia, fisicamente l'esistenza della soluzione, insomma, è una cosa su cui posso scommettere. Sull'unicità non invece nessun tipo di garanzia, anche fisicamente potrebbe esserci due punti stabili, no? C'è tanti sistemi che hanno due condizioni stabili fisicamente, quindi c'è dalla moneta che lancio che può stare così o così, sono due sistemi stabili, a tante altre cose, quindi non è che non c'è niente che mi obbliga ad avere una soluzione. Che esista la soluzione sono abbastanza sicuro. Allora, se la VS è una, ecco, questo punto qui, l'intersezione, si chiama punto di lavoro. Si chiama punto di lavoro, si chiama anche punto di riposo. Si chiama in tutti e due modi. In tutti e due modi. E anche in inglese si chiama. In inglese non si chiama punto di riposo, di solito si chiama punto di lavoro oppure punto di operazione, operating point, no? Ed è, se guardate, se VS ha questo andamento qua, cosa succede? Succede che questa retta si sposta, no? Lungo direzioni parallele, no? E quindi si sposta, diciamo, ma questo supponiamo che sia il massimo, quando VS vale meno VS sarà questa, no? Al minimo sarà questa, quindi la retta di carico dinamicamente si sposta e quindi il punto di lavoro si sposta su questa curva e poi su questa curva. Allora si vede abbastanza bene, sono due condizioni diverse. Finché VS è maggiore di 0, il punto di lavoro è su questa parte verticale. D'accordo? Allora, io posso scriverlo facilmente adesso. Se VS è maggiore di 0, allora la soluzione sarà su questo ramo, quindi V uguale a 0 e I uguale a VS su R. Va bene? Quindi cosa vuol dire? Se V è uguale a 0 vuol dire V uguale a VS. Quindi questa è la situazione che ottengo. Che vuol dire in questa fase? Il diodo è on, no? Diodo on. Se invece VS è minore di 0, allora l'intersezione ce l'ho su quest'altro ramo, quindi il ramo che corrisponde a I uguale a 0. E a questo punto, se I è uguale a 0, V è uguale a meno VS, scusate, V è uguale a VS. E quindi V, che è VS meno V, è uguale a 0. Quindi questo vuol dire che se faccio il grafico nel tempo della VU in funzione di T corrispondente a questo andamento, ottengo che quando ho la semionda positiva della sinusoide, VU è uguale a VS. Quando ho la semionda negativa, V è uguale a 0, quindi in pratica in uscita passano soltanto le semionde positive dell'ingresso. Vedete, ho raddrizzato il segnale perché appare una componente continua. Vedete, VS era a valore medio nullo, V non è più a valore medio nullo. E chiaramente non è mai negativo. Ok? Questo circuito si chiama anche raddrizzatore a singola semionda, è un nome abbastanza ovvio. Perché passa una semionda soltanto in uscita. D'accordo? Allora, questa è la situazione
se volete particolarmente semplice, perché ho usato la caratteristica ideale, ma insomma, è utile per capire il concetto. Non è che cambiano tanto le cose se uso invece la caratteristica reale, no? Perché cosa dovrei fare? Bah, semplicemente per lo stesso circuito, immaginando di avere lo stesso circuito, in quel caso lì che cosa dovrei fare? Dovrei dire, vabbè, questa è la corrente, questa è la tensione, di nuovo non mi cambia molto perché ho la caratteristica che è fatta così, va bene? Ho esagerato la parte di corrente saturazione inversa, facciamo un po' più piccolo. Ok? E poi a questa devo sommarci la retta di carico. Questo è Vs, questo qui è Vs su R. La retta di carico non è cambiata rispetto a prima, questo qui sarà il punto di lavoro. C'è niente di strano. Non cambia niente, è chiaro che il sistema a questo punto quale sarà? Il sistema sarà Vs uguale a V più R per I e poi I uguale a Is per E alla V su eta Vt meno 1. Non scrivo Vt invece di Kt su Q. Quindi sono ho un sistema non lineare e vabbè, troverò la soluzione. Tipicamente la troverò numericamente perché è difficile fare il calcolo preciso. Questo è il motivo per cui vi ho fatto vedere prima il circuito con il diodo ideale, no? È più facile trovare un'espressione precisa. In questo caso invece la cosa è più complicata. Di solito un sistema del genere si risolve numericamente. Allora, come si tratta di solito un circuito di questo tipo? Ora, guardate, questo è un circuito con un diodo e una resistenza, più semplice di così è impossibile, no? E già così trovare la soluzione esatta non è banale, anche, specialmente per un esercizietto da fare in classe o a casa, si fa in un attimo con un calcolatore, ma insomma, se no, non è una cosa banale. Come si fa di solito? Di solito si fa in questo modo, si ricorre a un modello semplificato per fare conti a mano e poi, quando si fa la progettazione, si usa questo modello semplificato, insomma, per capire dove andare a parare. Una volta che si è capito dove andare a parare, e quindi in modo approssimato si è risolto il problema, si va al calcolatore e si fanno calcoli precisi col modello esatto. Okay? È utile riuscire a ragionare con un modello semplificato, perché altrimenti uno che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe prima ragionare un po' mentalmente con le mani, come si dice, no? Fare un ragionamento, se metto questo, sale questo, insomma, molto molto qualitativo, e poi passare direttamente al calcolatore. È comodo invece poter fissare le idee e fare anche un ragionamento con un foglio di lavoro, con un calcolo semplificato, anche se si sa che i numeri non sono esatti. Okay, altrimenti il passaggio è troppo brusco da linea vaga a un calcolo preciso. Capisco un po' con le relazioni funzionali, no? Tra gli elementi. Con un calcolo semplificato magari i numeri non sono giusti, però le relazioni funzionali sono giuste. So se aumento questo parametro migliora questo, peggiora questo e così via. A questo servono dei modelli semplificati. Ora vediamo uno che abbiamo tempo di vedere adesso ed è un modello per grandi segnali del diodo, grandi segnali lineare a tratti. In che cosa consiste? Consiste nel dire, allora, facciamo questa cosa. E qui questo è un esponenziale, io come un esponenziale non so trattarlo, faccio un ragionamento del genere, lo tratto come una spezzata, prendo due rami, dico, vabbè, io posso prendere questo ramo e questo ramo. Quindi, non ve lo faccio sotto perché
così non sprechiamo quello che vi ho fatto sopra. Io parto da un diodo che ha una caratteristica fatta così, va bene? E dico, vabbè, io lo raddrizzo, dico, prendo un ramo e un altro ramo. E questo è il modello per grandi segnali lineari a tratti. È semplificato rispetto all'altro perché appunto a tratti è lineare, quindi posso usare tutte le tecniche che conosco per trattare sistemi lineari. Quindi possiamo provare a scriverlo analiticamente. Io definisco questa quantità qui, e di quanti parametri ho bisogno per definire il modello lineare a tratti? Ho bisogno in realtà solo di due parametri. Ho bisogno di definire questo punto qua, che chiamo V gamma, e poi ho bisogno di definire questa pendenza, che è l'inverso di una resistenza, e la chiamo 1 su RD. Quindi ho bisogno soltanto di due parametri. Due parametri. V gamma e RD. Questo mi consente di definire completamente il modello per i grandi segnali del diodo. E essendo lineare a tratti, io devo dire, vabbè, io qui ho due possibilità. Se V è minore di V gamma, allora la corrente è nulla. Va bene? Quindi questo è il primo ramo. Si descrive così, V minore V gamma, I uguale 0. Dal punto di vista elettrico, per me è questo. È un circuito aperto, no? Questa è la tensione applicata, la corrente ovviamente è nulla. Va bene? Questo circuito elettrico è esattamente l'analogo di questo. I uguale 0 si scrive così. Qui non c'è scritto che questo vale solo se V è minore di V gamma, questo me lo devo ricordare. Però poi sapete, un circuito non è nient'altro che una rappresentazione grafica di un'equazione, non è nient'altro che quello, un circuito. Quindi dentro, quando faccio un circuito, è tutta una simbologia particolare per descrivere un'equazione graficamente, non c'è altro. Poi, se V è maggiore di V gamma, questo mettiamo in uguale, maggiore di V gamma, poi all'uguale ovviamente le due cose si raccordano, ho questo andamento, quindi la corrente va su linearmente con V meno V gamma, quindi sarà del tipo V meno V gamma diviso RD. E questo mi descrive esattamente questa retta. E dal punto di vista analitico, che cosa vuol dire? Vuol dire in pratica aver messo V gamma, una batteria V gamma, e in serie una resistenza RD. No, perché in questo caso V meno V gamma è la caduta di tensione sulla resistenza RD, diviso RD mi dà la corrente che passa in questa direzione. Quindi questo è il circuito equivalente nel tratto in cui il diodo conduce. Quindi il primo tratto è quello di polarizzazione inversa, anche se non è proprio inversa la tensione, ma praticamente la corrente è nulla. Quindi quello che si dice diodo in interdizione, spento, chiamiamo, diciamo off. Off ci sta. Interdizione non ci sta, ma off ci sta. Diodo spento. Oppure diodo acceso. Va bene. Perché un modello lineare a tratti è comodo da utilizzare? Questo poi lo vediamo meglio la prossima volta. Perché è lineare e si sanno come risolvere il sistema lineare, no? Una cosa automatica, cioè una macchinetta, non è che ci vuole molto. Però è lineare a tratti. E questo invece aggiunge un po' di difficoltà, perché non è lineare con un unico, come un sistema lineare ovunque. Cosa vuol dire questo? Che io qua, per esempio, devo prima decidere in che tratto sono, poi, a seconda del tratto in cui sono, uso un'espressione lineare oppure l'altra espressione lineare. Vedete, I uguale a 0 è un'espressione lineare, anche I uguale a V meno V gamma fratto RD è un'espressione lineare. Ok? Però sono valide in due
una se V è minore di V gamma, l'altra se V è maggiore di V gamma. Quindi devo prima sapere in che zona sono. Quando so in che zona sono, uso l'espressione lineare corrispondente e quindi risolvo il sistema lineare corrispondente. Allora uno mi deve chiedere, sì, ma io come faccio a sapere in che zona sono se non ho ancora risolto il sistema? Ok? È giusto perché non lo so mica. In che zona sono lo so con sicurezza alla fine. Allora, com'è che si procede? Si procede così, si fa un'ipotesi, si dice, supponiamo di essere nella zona on. Risolvo tutto il sistema come se fossi nella zona on, col circuito corrispondente alla zona on, e poi vado a verificare quando trovo V se V effettivamente è maggiore di V gamma. Se V è maggiore di V gamma, ok, l'ipotesi è soddisfatta, sono nella zona on. Se mi viene alla fine V minore di V gamma, allora l'ipotesi non andava bene, faccio l'altra ipotesi e vado a vedere se torna. Ok? Quindi devo scegliere prima quale zona lineare devo adoperare, ma per sceglierlo devo saperlo prima. Non lo so, faccio delle prove. Ora, in generale, quando ho un minimo di esperienza, lo capisco dove sono. Non so la soluzione esatta, ma capisco dove sono, in che zona di funzionamento sono. Quindi uno deve fare di solito non fa tante prove, lo prende alla prima. Ok? Però può invece non essere una situazione un po' più sottile, un po' meno immediatamente comprensibile, e uno a quel punto deve fare la prova, la verifica, e può cambiare ipotesi e fare la verifica di nuovo. Tenete presente, in generale può essere complicato, perché se avete un circuito con 10 diodi, per fare un esempio, 2 alla 10 fa 1024 possibilità differenti, sarà il caso di prenderla la prima o la seconda, neanche uno può provare tutte, d'accordo? Questo è evidente. Fortunatamente uno deve cercare di, come dire, capire a che servono i circuiti, avere il minimo di esperienza per capire qual è la situazione in cui i circuiti funzionano. Fortunatamente i circuiti non sono cose che nascono in natura, tipicamente c'è qualcuno che le ha progettate, quindi le ha progettate con un'idea, e di solito è abbastanza trasparente l'idea, si capisce, quindi l'ipotesi si riesce a fare abbastanza bene. Però, ecco, quello è un aspetto che anche poi, quando cominceremo noi a fare i nostri piccoli esercizi, sarà importante. Va bene, ne facciamo uno la prossima volta che ci vediamo, per ora ci fermiamo.